super potentissimo drago, però. Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Dato che me l'avete chiesto veramente in tantissimi negli ultimi 5 video, non l'ho portato, ho deciso di fare questa guerra tra gilde e successivamente a questa, praticamente a mezzanotte, appena prenderò, mi beccherò i punti di questa war, riuscirò a fare l'evoluzione di Michael. Ieri nella live di ieri vi avevo detto che avrei fatto questa war in live appunto questa sera, ma siccome risulta troppo complicato, cioè fare il live alle 11 e poi finisco magari gli attacchi subito a mezzanotte, quindi ho deciso di fare questo video con la guerra. Poi questa sera magari farò una live che a mezzanotte si trasformerà in una live di Castle Clash dove farò l'evoluzione di Michael, lo proviamo un po', eccetera. E quindi ho deciso di fare il video di guerra tra gilde. Detto questo, appunto, non so come andrà a finire questa war, quindi la pubblicherò lo stesso perché volevo dirvi questa cosa e volevo mantenere la promessa del fatto di portarvi appunto questa guerra tra gilde e un contenuto su Castle Clash, anche perché, ragazzi, dico la verità, nell'ultimo periodo non ho molte idee per Castle Clash. Non nego che quell'eroe mi ha dato un po' una botta psicologica, l'ultimo mi ha un po' allontanato. Comunque ci continuo a giocare sempre, tutti i giorni faccio tutte le missioni. L'unica cosa che non sto facendo più tanto è lava la sera, ma vabbè, non sempre ho tempo. E quindi adesso faccio le truppette e ci mettiamo subito a fare questa war. Allora, in questa war abbiamo i Cannappoli, i Furi, i Gala Soldier e i Furia Nera. Allora, andiamo a vedere un po' i poteri: 267k, 321, 332 e 283. Allora, praticamente noi iniziamo a vedere dai più forti e poi vediamo un po' com'è. 332. Allora, questo villaggio ha tutti questi eroi, tra cui questo super potentissimo drago, anche pistolera, però siccome le strutture non sembrano poi chissà cosa, ragazzi, io ci provo con il mio team da assalto. Il nuovo mino che ho non è malaccio. Potremmo fare, ragazzi, un paio di roll in cerca di danno con mino. Mi tengo danno 4, mi tengo 155 gemme, no, resistenza al critico come se non ci fosse un domani. Vediamo un po', io ci ho cliccato quindi non ci riclicco un'altra volta, ci riclicco. Vediamo un po', precisione, resistenza, critico, niente. Allora dai, facciamone altre due, speriamo che esce un super danno. Precisione non ci faccio niente. 155, danno critico 5, danno 4, PF5, resistenza, resistenza. Allora, abbiamo due danno 4, un danno critico 5, quindi vabbè, me lo tengo così e andiamolo a mettere da qualche parte. Allora, pistola, metto zucca, gole, mino, poi uno che ci deve stare sicuro, barba, un altro che ci deve stare sicuro, Rodolfo, Cupido, e al posto di teschio, ovviamente Anubis. Vediamo un po', ragazzi, essere curiosi, non fare cazzate, ottieni un uovo e andiamo in war. Ovviamente questo video, ragazzi, era un po' più lungo perché le war sono così, sono una storia lunga. Allora, erano questi 332. Allora, praticamente metto come diversivo barba bianca, tipo qua, no? No, tipo qua. Poi scendo Zucca, Cupido e Mino. Si deve attivare prima Zucca, poi Cupido e in ultimo Mino, mentre si tanca gli ornitotteri lui. Poi, quando tutto sarà mezzo distrutto, scendo lui che c'ha il pet e lui e dovremmo provare, ragazzi, potrebbe andare anche di merda, non escludo. Allora, scriviamo, mettiamo questo, Zucca qua, lui di qua, Cupido, doppio boost 100%, vai cazzo, top, top. L'importante è con questo mino e far accendere il doppio boost e farlo skillare. Se non ci sono le truppette, il 100% è garantito. Ok, perfetto. Allora, fatto questo, possiamo andare a prepararci per il secondo attacco. Morto qualcuno? Nemmeno è morto nessuno, quindi proprio una pacchia. E possiamo andare con il secondo. Vediamo 308, non mi ricordo. Allora, qui sicuramente lo passo perché, boh, perché boh. Già che non c'ha quel drago. Allora, qui è veramente tostissimo. Facciamo così, così, così,
Zucca, Cupido. Di qua lui. Vediamo un po' se. Come si mette? 51 passato e abbiamo perso. Mi è sfuggito il 51 dopo 67.000 tentativi. Vaffanculo, però almeno due fiamme abbiamo pigliate, dai. Mi è sfuggito il 51. Era veramente troppo tosto. Mi è costato 60 gemme questo scherzetto. Quindi andiamoli a resuscitare tutti quanti. Lo schianto ci stava, me lo sentivo che andava a finire male, vabbè. Allora, terzo attacco. Comunque alla fine ho preso il primo, il best power ci sta. Terzo attacco, 308, 280, me ne dimentico sempre, quindi dovrebbe essere questo qua 308, se non sbaglio. Sì, vediamo un po' che cos'ha. Oh, un villaggio normale, senza le truppette. Quindi faremo come abbiamo fatto prima. C'è la pistolera? Non c'è nemmeno pistolera, quindi è facile questo. Va bene. Dovrebbe essere facile, non ci dovrebbero essere sorprese. Se non c'è pistolera, con sto nuovo mino scoppia tutto. Quindi, zucca, mino, cupido, 100%. Ok, proprio facile. Poi, se abbiamo anche 289, mi sembra, il più grande di tutti. Anche qui non ci sono truppe. 289 era il migliore. Anche qui nessuna truppa. Vediamo se c'è pistolera. Non c'è pistolera nemmeno qui. Quindi il solito zucchetta. Ok, così. E doppio buff 90%. Facciamo così. Se non basta facciamo così. Vediamo che cosa succede. Perfetto. Avevamo ancora Rodolfo nel caso servisse. E questo pure è stato facile. Però qualcuno è morto. Quindi andiamolo a resuscitare al volo. Perso tempo tantissimo soltanto su quell'attacco che poi ho perso. Davvero un boato di tentativi. Veramente tanti. Poi 269, no. Cioè 283 mi sembra che è il più grande. 283. Quindi vai. Vediamo un po' di azzeccarcelo questo. Anche qui vediamo se c'è pistolera. Qui secondo me si pistoleggia. Vedo spuffare al centro del villaggio. Quindi adotteremo una strategia. Non c'ho le truppette. Che strategia adottiamo? Allora, tornati con le truppettine. Vediamo un po' che cosa si può fare. Aspetta, però le metto tipo sì, tutte sparpagliate. Allora, più truppette così in giro. Poi questo, questo e lui. Vai, doppio boost 93. Ci metto anche questo 95. Lui di qua a colpire il castello e dovremmo esserci riusciti. Ok, perfetto. In pratica tutti e tre tranne quello, ma quello era una condanna. Cioè c'è da dire che quello era una condanna e tutti gli altri con le formazioni senza i soldatini, con Mino e tutti questi nuovi boost che hanno messo, più il fatto che ho portato anche la skill a 10 a zucca, l'impresa diciamo non è stata poi così allucinante, salvo quell'attacco che sì, era destino che andasse storto. Quindi saluto come sempre i Fury, gli Obscurated che sono la mia gilda, i Gala Soldier, i Canna Napoli e Furiani, ragazzi, vi saluto tutti quanti e io mi sono spaccato 3184 punti, che non sono dai nemmeno poi così pochi, non ho fatto così schifo, poteva andare meglio, ma quell'attacco, ragazzi, è stato un po' una condanna, io lo sapevo che lo perdevo, che ci volete fare. Quindi per questo video è davvero tutto, ci vediamo stasera nella live per l'evoluzione di Michael, lasciate un bel like e un commento sotto al video se vi è piaciuto, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.